Fate i bravi, non fate stronzoni tipo tibeghini, minchiate. Bene, tutti pronti? Siete tutti messi pronti? Siete messi pronti? Boh. Auguri. Lo Jäger disteso su angolo di corridoio. Alibi copre acquario. Corridoio d'acquario. Sto pronto a fuoco, atterrata Alibi. È entrato già dentro il team dell'Infernus, che si va a prestare forse. Niente da fare. Si è piccato lo Jäger 2v1. Vediamo se si porta a casa questo clutch. Tra l'altro il back è one shot. È 1v1. E Young cosa fa? Full team, ragazzi. Credibile, che giocatore. Bella bella. Primo full team del torneo di Sax. Scontra fuoco tra Buck e Bravi. Jäger, atterrato e killato. Se non sbaglio, si è avvicinato anche il Pulse. No, il Bandit, ce n'erano in due. Vediamo se il Buck se ne è reso conto. Che c'ha alla sua destra il Bandit. Oh, rischia di morire. Niente, ha arato malissimo. Intanto parte del plant. Forse un po' di incertezza in questa fase. Perché il Q poteva plantare tranquillamente. Non se n'era accorto nessuno. Il Bandit, intanto, è uscito. Ah, se ne è accorto. C'aveva Pulse alle spalle. Mamma mia, che scontri da poco. C4 lanciato, vediamo. Atterrato, killato da Sangu. Cominciano a uscire un po' i giocatori. Presa Claymore da Bandit. Pulse uscito. Si trova alle spalle Twitch e lo manca. Incredibilmente, scontro a fuoco ancora. Mamma mia, che scambio di kill. Intanto Ashe è entrata dentro il side e si porta a casa e si mangia e Mozzi che si gira e lo ara. 1v2, che partita, ragazzi. Intanto il Vigil sopra che si va a cercare il wallbang contro Sledge, che si trova un attimo in difficoltà, incredibilmente, è in vantaggio numerico. Si prova a droppare da botola di VIP. No, di Home. Sì, di Home. Affanculo di attico. Ma niente da fare. Decide di cambiare. Sì, esatto. Tanto Defuser lasciato giù. Ma niente. Jenny. Si killa anche lo Sledge. 2-1 per la squadra dei Borna. Ma che peccato. Bellissima, bella, 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 bella. bella come partita. E muore. 2 one shot. 4 contro 2. Vediamo se i Kapkan portano a casa la kill. Kapkan se ne porta via uno. 1v3. 1v4, scusate. C4 volante. Bellissima giocata di Kapkan. Matteo se ne porta a casa anche il Twitch. Si porta a casa anche Lion 1v1. Oddio. Cosa sta facendo il Kapkan? Mamma mia, Vediamo. Matteo! Che Bravo, giocata! bravo, bravo, bravo. Regà, ma che Bella giocata. giocata che vediamo su sto torneo, regà. Bravo, ha fatto una bellissima Ah, questa è girata. una giocatona, ragazzi, Comunque non eh. era facile come situazione perché lui No! era chiuso dentro in una stanza. Secondo me hanno sbagliato gli attaccanti ad attaccare così. Raga, Hanno. forse a mio parere è la più bella giocata che abbiamo visto in torneo. Perché sì, anche il full team erano belli. Ma cioè, in una situazione 1v4, cioè, in 10 secondi se ne è fatti 4. Insomma, bellissima giocata, eh. Bella, bella, bella. Niente da fare. Ricky cerca troppo e Ibana se lo killa. Vediamo se il touch verrà ressato. Niente da fare. Matteo cerca troppo. Matteo si porta a casa Celeste. 2 vs 3 con il toucher a terra. Potrebbe essere 2v2. Dipende se verrà arrestato il toucher o no. Niente, Ricky conferma la kill su toucher. 2v2. Con operatori importanti ancora rimasti. Perché comunque mira è ancora attiva. Legion è molto importante. Vediamo un Tutti po' come ti evolverà la situazione, esatto. Ancora 3 ing da lanciare. Niente da fare. Ibana è entrata. Intanto Legion prova il pick su Ibana, ma niente. Intanto il Mira viene killato da Ing. Ed è all'interno del corridoio di cassaforte. 2v1. Legion mi sa che è stato già chiamato. Che prefire? Il defuser da Legion. Prefire su Ibana, killata. Viene lanciato Ling. E mi sa che quasi concluderà il round di attacco. No, niente da fare. Ing decide di andare al plant. Assurdo. Legion non se n'è accorto probabilmente. Lancia la bomba. Defuser è piantato. Vediamo cosa succede. Grandissimo Leo. Cosa fa Mamma mia, Leo? grande azione, 2-5 allora. Mamma mia ragazzi, ma cosa stiamo vedendo Bravo. sto torneo? Secondo me è eroraccio di Ing. Dice no Legion. Jenny, dopo giocano W contro i Mano. E niente, viene atterrato lo Sledge da Legion. Sbaglia anche la bombetta, tra l'altro. Questo potrebbe essere un errore che le porterà alla morte. Vediamo cosa fa Legion. Se va a cercarsi la kill.
Oh mio Dio, Ricky si porta a casa lo sledge ma rischia la morte. C'è il termine che se ne è accorto benissimo che c'è Legion sull'angolo destro. Ecco, lo sto chiedendo un consiglio. Allora, secondo te è meglio di skin Cialda da cono o Stella Segreta? Stella Segreta, secondo me, è la più bella. Secondo me, poi. Termet va il breach su archivi. Parte la granata di Noob. Che si fa il bandit. Che tentava di fare il giochino col bandit. Lo Jäger si porta a casa il fuse 4v3 per Brian. Dai, 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 R6. È una sfida un po' tra R6 e Ricky contro Matteo e la squadra di Day. 4v3. 12-10 kill. Esatto. Lo Jäger viene killato da Lori. Però è one shot il termite. Sta per entrare, viene aperto. Il touch si è inserito dentro bomba. Viene aperto con il termite l'altra parete. Rimane il Legion che non si è accorto che il touch è dentro bomba dietro di lui. Parte il plant. Bug che sta coprendo. Non se ne sono ancora accorti, appunto, del touch che è entrato ed è pure probabilmente uscito. No, è ancora inside. E la col pompa. Bug se lo fa 2v3. 1v3 e mi sa che qua si chiude la partita. Vincono la squadra dei Day. GG. Bug in corridoio. Tanto Ibana. Scambi di kill. 4 contro 3 contro 2. E Mano si fa pure. No, scusate, Lucinino si fa pure il Doc. Camperato nell'angolo, rimane 1v3 di nuovo. Incredibile cambio di situazione. Matte contro 3. Diffuser sta fuori dalla mappa. Diffuser, tra l'altro, infatti, dimenticato. Bravissimo, Alex. Dimenticato fuori dalla mappa. Erroraccio che potrebbe costare non poco. Infatti, lo Jäger intanto se ne fa uno. Ibana killata 2v1. Però il back è solo mentre va a plantare. Lo Jäger e invece Ash è ancora fuori. Lo Jäger potrebbe approfittare di questo. Probabile push da parte di Ash. Parte il plant. Non se ne è accorto lo Jäger. Ash sta coprendo corridoio di scale bianche. E parte lo starnuto di Sax. Così. Che porterà sfortuna sicuramente ai difensori. Vediamo questa situazione, vediamo se ha capito dove è il back. Niente da fare, Lucinio lo attendeva. Incredibile ribaltamento, è come una zona come ufficio del console, lasciata tranquilla e indisturbata, possa creare non pochi problemi. Scambio di favori, è entrato anche il toucher ma viene killato da Pulse, 1v2, Gridlock all'interno, si fa il Pulse. Rimane one shot in Legion, 1v1, sa anche dov'è, vediamo se Legion deciderà di ruotare. Attenzione. Parte il plant. Non si è accorto Legion. Forse solamente adesso. Però dalla sua Gridlock c'ha tutti le piastre con le punte. Lo sapevo che plantavo. Questo comincia una partita fumogene. No, le ha già usate. Una la lancia. Già usate. No, ne manca una. Il colpo. Vediamo. Non si muoverà. Attenzione, Legion se lo fa. Tra l'altro, in una situazione pericolosa, one shot e con tutte le piastre attorno. Bella giocata. Bana intanto sale da scale di biblioteca. Vediamo se trova il castro. 40 secondi alla fine. Decide di aprirlo. Mamma mia, quanto rischia il bandit. Cerca un wallbang che poteva andare a buon fine sul touch, ma per poco non lo piglia. Beh, ormai Banna dentro bomba A. Il bandit ormai è chiuso. Vediamo se ce la farà a cracciarsela. Parte il plant, atterrato con il plant. 1v1. 10 secondi alla fine. Parte il plant, sentito dal bandit. Non prende paura Ibana e conclude il plant. 1v1. Niente da fare. Ibana. Una tripla per lui. Va su garage. Vigil in cucina ad attendere. Pulse che va a chiamare i nemici, ai compagni.
Tolta la carica di Bandit, parte l'apertura probabilmente con il Bandit, con il Banner, viene killato intanto Ash da parte dei Sasi e cerca un C4 Impuls da meno superiore. Sangu su Vigil che flancava. Granata in arrivo per il Mira. Mamma mia, push di Valkyrie, ma viene uccisa anche lei. 3v5, 3v3. Attenzione, addirittura 1v3. In un secondo sono morti Bandit e Valkyrie. Parte il plant. E vabbè, è proprio in questo momento. Sledge con pochissima vita, infatti ucciso 1v2. Thatcher in difesa del plant e anche Ibana. Vediamo cosa farà Mira. Situation 1v2. Niente da fare. 5-3. Oh, cosa succede se il Doc se ne trova uno? Spottino di Zironic questo. Vede la testa di Vigil per poco. Di Vigil, di Sledge per pochissimo. Quarto round. Era interessante. Era interessante, sì. Molto molto interessante anche la partita. Ah, mi è uscito il push, ma vuole troppo. Ma intanto il Bandit e anche lui si è portato a casa. È già Kyle. Volano C4. Vede il piedino. Dai. Doc di Sledge. Forse l'ha visto. Sledge. Vediamo se Sledge se ne accorge e lancia. Ah, è entrato così. Proprio me ne fregandosi. Viene killato tranquillamente dal Doc. Sotto c'è pure il Buck. Che si smira un po' il Bandit, ma viene killato da Lush che lo sostiene. Si va a droppare probabilmente anche Valkyrie. Molto molto bella. Bana probabilmente è fino superiore. Buck hanno ancora esterno. Vediamo se Ash se ne accorge. Niente da fare. Doc su Ibana. Tra l'altro ci sono scambiati un po' di colpi Ash e Buck. Ha tolto parecchia vita Buck ad Ash. E Doc si killa pure Ash. E pure Buck. Rimane l'ultimo. Il nostro SNC. Da solo ormai. Tutti hanno quittato. Per questo possibile cliace. Che si deve cliace a Rido. Veramente. Entra a fare. Vanno in finale. Con 7-3. La squadra dei Sasi. Sono già infiltrati, scontri a fuoco già dal piano di sotto. Push killato dal Termite. Botola già aperta. Sono già avanti con i tempi. Questo vuol dire che ci sono i possibili flank molto molto pericolosi, perché Rieger sente l'apertura di porta da magazzino. Viene killato anche il Castle da Buck, che rimane one shot. Ash attende un possibile flank dello Jäger, che forse ha sentito che è in magazzino. Vediamo se lo troverà sulla sua traiettoria. Tanto Buck si porta via il Legion. Tanto già si è già troppato Buck e anche il Termite. Niente da fare. Lo Smoke si è accorto, killato di schiena dal Termite. Rimane solo lo Jäger contro 4 con Plant in fase d'azione. Killa anche il Thatcher, anche il Termite. Uno fuori Castle. Che erroraccio da parte dei Mano. Attenzione. Mamma mia, 1v2. Ma cosa hanno fatto? Meno male che Magica risolve la situazione. Rompelo. Bella god. Però si portano a casa la vittoria del secondo round. Attackers are moving out to locate a bomb and defuse it. Attackers drop the diffuser. Di Platini Pulse prova da magazzino, non Sponkill. Vediamo se lo troverà. Tutti da magazzino. Doppia per 6. Mamma mia, attenzione. Che giocata. Va, incredibile. Incredibile. Ricky sul filo del rasoio riesce a mettere a piazzare il Bandit e a rompere la prima carica di Termite. Intanto R6 da fuori. Si fa la quadrupla. C4 sul Termite, rimane one shot, si prova a cercare il full team. Niente, Ricky, se lo porta a casa. Molto bravi.
GG. Push probabilmente. Forse è Q. Mamma mia, il Q si killa così magica di schiena. Capcan a fin di vita. Rischia tantissimo, ha già metà vita il Capcan. 5 contro 4. Vediamo se il Capcan se la porta a casa la Q o no. 5 contro 3. Va a chiudersi questa seconda semifinale con, che vedrà probabilmente vittoriosa gli dei. Vediamo. 4 contro 3. Viene killato il IQ da Bandit. C'è Ibana che ha pushato, ma il maestro se lo killa. 3v3. Attenzione, il Doc va a curare maestro. Vediamo se ce la fanno. Magari ce la potrebbero fare a portarsi a casa anche sto round. Tanto Nomad non notata, tranquilla in garage, potrebbe creare non pochi problemi. Si va a killare il Bandit, tutti contro il Doc. Rimane 1v3. Plant del defuser, niente da fare. 7-2, chiusa. Se in finale vanno la squadra dei Dei contro la squadra di Sagi. Abbiamo Valkyrie abbastanza conosciute. Tanto c'è già un Termite con pochissima vita, non si capisce perché. Bene, Astro così, con così poca vita. E Ashe viene già killata da Ricky. Via. 5 contro 3. Attenzione. Il Termite tra l'altro con meno di metà vita, perché sta finalissima. Si inizia abbastanza bene, insomma. Bene. Prefire di granata con lo Sledge. Ormai lo Jäger sta ritornando con l'appoggio probabilmente anche del Bandit. Dronato lo Jäger, forse prenderà un wallbang. Attenzione, pingato con il bug, mira. Mamma mia, per poco non se la faceva. Ah, ecco, mi sono messo in tattica, quella con la granata. Astro si fa Bandit, ha pochissima vita. Vediamo se Fermati si farà pure il Bandit, lo Jäger. Atterrato dello Jäger, mira one shot. Ricky, seconda kill per lui. Cioè, questa partita. Eccolo qua. Beh, se tirava un'altra granata back, forse si faceva 2v4, 2v4. Esatto, probabilmente poteva provare un nuovo lancio di granata. Defuser da Ricky, tra l'altro. Legion da parecchi colpi al back. Vediamo se lo Jäger si è accorto, si è messo in bagno a difendere. Ha sentito lo Sledge, colpo mancato da Sledge. Back, si smira lo Jäger. Rischia talentissimo lo Jäger, rischia di farsi quasi una quadrupla. Vediamo, sta arrivando anche Legion. Atterrato, Hydra a terra, Legion, e si fa, anzi, Hydra a terra, Termite, si fa pure il back di schiena. Beh, doppia. No. Ha detto no. Attenzione, lo Jäger esce, si sponchilla, X-Cap. Mamma mia, il Bandit viene ucciso da il Blackbeard, però hanno perso già i Q. Tanto X-Cap era platino 1 e muore anche Sasi. Diamante. 3v3. Intanto il Blackbeard è appena entrato in gioco, già 2 kill se l'è portata a casa, ragazzi. Quindi ha preso il maestro. Eh beh, è vero, faceva parte del Sax Clan. Vediamo invece Matteo è comunque sempre nella mia accademia bot. Ok. Però non ci scappiamo della in doppia. Fatta questa pubblicità per l'Accademia Sax, per i Saxini, continuiamo a commentare la finalissima, che vede 2v2 con un Blackbeard a metà vita, uno Sledge quasi one shot, un Castle bello camperato e un Smoke che dovrà usare bene la sua mitraglietta, perché è arma non facile da usare, ma la riesce da usare. A terra apre la Smoke, muore lo Sledge, 2v1. Attenzione, vediamo anche position, si va a piazzare il nostro Blackbeard. Mira dal in camera matrimoniale. Potrebbe andare sul 2-0 per la squadra di Dei. Incredibile. Forse un po' troppo sicuri la squadra di Sasi di vincere contro questi giocatori con meno esperienza di loro, ma
fanno valere le loro qualità. Ma niente da fare, R6 lo porta via con la col veleno pungente di smoke. Per smoke allora. Beh, non era impossibile scappare dal fumo in questo caso. No, infatti, si volatilizzava tipo tutta la sua proagine in quelle 16 kill ormai. Esatto, intanto il nostro Sasi sta pushando tranquillamente al piano superiore. Nonostante 2-0 secco in questo momento, vediamo cosa faranno. Bello scano. Jäger ha visto il Thatcher, per poco non se lo faceva. Intanto R6 si porta a casa X-Cap. C'è uno scambio di fuoco tra Thatcher e Jäger, ma se n'è già andato. Intanto da sopra IQ cerca qualche spottino buchetto dei suoi. Intanto ha già aperta parete di sala da pranzo dal Termite, da Ibana, scusate. Allora, una trappola di Dizio ovviamente per ben in tre in lavanderia. Se partisse un C4 sarebbe un devasto totale. Infatti la mitraglietta di Smoke, 5 contro 3, si sono svegliati gli dei così dal nulla. Cosa stanno facendo? Un po' trovati. Mamma mia, Sasi ucciso dal Bennett 1v5. Ma cosa sta succedendo in questa finale, ragazzi? Che finale è? Addirittura lo Jäger si butta giù, ma questa volta Hulk non si fa sorprendere da una kill così facile per lui. Tanto parte il bandit esterno su sala trofei, gli altri tre sono interni per cercare di mantenere la situazione sul 3-0, forse potersi anche sul 4-0. Maverick molto pericoloso, forse è stato notato infatti dal bandit arato da Sasi. C'ha pochissima vita e c'è Legion che lo sta pushando, ma c'è copertura del Thatcher sul corridoio. Bellissima copertura del Thatcher, 3 contro 2. Vediamo se riescono a portarsi a casa questo round anche in inferiorità numerica. Per un pelo non moriva Maverick Per un pelo non è morto il Maverick. È molto importante perché Maverick può ancora fare molti buchi attorno alla mappa. Vediamo, infatti si porta a casa un'altra kill. Tutto scontro a fuoco e niente da fare. Matteo su Maverick porta a casa anche Ibana. Che erroraccio di Ibana. 1v1. Niente da fare. Putin dice di no. 3-1. Bella giocata da parte dei Sasi. Inferiorità numerica anche, tra l'altro. Da ingresso principale, magari uno Jäger, un Bandit. Infatti lo Jäger ha sentito che hanno aperto la porta. Individuato lo Jäger. Per poco non si fa il knock. Lo stanno chiudendo lo Jäger. Se non si muove. Ma intanto il Ricky interviene ad aiutarlo. E se ne fa due. Due Hulk e Nock. Mamma mia, Ricky. Vede pure su scale IQ, ma decide di magari cambiare posizione e tentare di rimanere vivo. Mia che giocata di Ricky per andare a aiutare la propria squadra. Tengo una posizione a 34 secondi dalla fine del round. Non ha capito forse Termite che è disteso per terra. Le aiuta anche Thatcher. Sta flankando dal castro, ma ormai con 20 secondi alla fine è molto facile che venga killato dalla... Mamma mia, Astro, che kill che fa su... Mamma mia, doppia di Astro! Cosa ha fatto? 2 di 3! Rimane lo Jäger, che si mangia il Thatcher. Lascia il disinnesco a 5 secondi dalla fine, io andrei via, in questo caso Hydra. Invece va il plant, va il plant. No, niente, cosa è successo? Perché non ha plantato Termite? Che è successo? Forse ha abbandonato il plant prima di piantare, probabilmente. Ha sbagliato, ha cliccato quadrato mentre correva. Vedere dove sono i nemici. Esce tranquillamente, piazza la cam esterno con tutta la calma possibile, assurdo. Rischiando di morire. Vediamo per la prima volta l'uso di montagne in torneo. Mamma mia, R6 si sponchilla Ash. Assurdo. Assurdo. Cosa hanno? Si sta accendendo questa partita. Addirittura lancio di cam all'esterno. Twitch one shot praticamente.
Jäger. Ricky C4 e si killa al Thatcher. Mamma mia, 5 contro 3. Andiamo per il 5 a 1 per la squadra dei dei. Qualcosa di assurdo che nessuno mai avrebbe immaginato fino a questo momento. Poi bisognerà vedere come gestiranno la difesa, perché avranno un round in difesa. Se perderanno ancora questo per cercare di recuperare la squadra dei Sasi. Bennett tranquillo che si ficca. Montagna 1v1 con il Valkyrie. Si killa due Sasi. Si fa anche Bandit, che ha sbagliato il push. 3v3. Jäger si fa Twitch one shot. Potrebbe flankarsi tranquillamente il Termet, che se ne accorta infatti da dietro. Non ha Claymore, deve piazzare. Vediamo cosa succede. Jäger non è che si è messo così tanto bene. No, infatti. Però infatti sta rientrando. Lancio di bombetta, atterrato Montagne, 3v1. Rimane il Termite. Che sbaglia e anche cade tra l'altro tra botola, non so se è voluto. Se ne è accorto lo Jäger, che infatti lo sta rincorrendo piano piano da dietro. Il Termite non lo sa. Potrebbe ricevere una kill di schiena. Grazie Celeste. Attenzione, Termite se ne porta via uno, 1v2. Vediamo se lo Jäger lo flanka di schiena. Sente che ha preso il Legion. Vediamo cosa succederà. Se Termite stanno attendendo per portarsi a casa questo round. Vanno sul 5-1. Cosa fa lo Jäger? Non capisco. Parte il plant. Se ne è accorto Castle. Niente da fare. Matteo porta a casa anche questo round. Sponchi anche il pulse. Anche se non è una situazione. Attendo un attimo, esce perfetto. Il pulse. Niente, killato da Righi, che si aspettava tranquillamente l'uscita. Aia, 5 contro 3. Adesso sì che la situazione è un po' grave. Soprattutto il pulse, che poi tra l'altro c'è anche lo Jäger là su finestra. L'ha visto. Per poco non se lo fa. Mamma mia, Jäger praticamente con meno di 20 di vita. Dare le spalle senza mirare. Qualcosa di assurdo. Ma Hulk si fa il slow sledge. Tanto Hydra si killa di schiena. Il Castle è entrato già su stanza di astronomia. Killato a terra anche il Bandit. Se ne fa due. Va per la tripla. Hydra, che azione ha fatto? Tripla di Hydra. Attenzione. Prende il wallbang. C'è pure Ash in due. In due da lui. È chiuso. E ha pochissima vita. One shot. Volano le flashbang. Flashato il Bandit. 5 contro 3. Mi sa che qua va a chiudersi la finale. Con la vittoria al Daily Day. Contro la squadra di Sasi. Perché non faccia qualche miracolo. Qualche giocatore di Sasi. Lo Jäger in camera matrimoniale. Intanto Sasi si killa. Oh mio Dio, cosa ho visto. Si killa. Legion morto. E muore anche il Buck. 3v2. 1v3. Rimane Sasi contro 3. E mi sa che si chiuderà qua il round. Vediamo cosa fa il nostro Sasi. L'ultima forse azione del torneo. Sta dronando il Termite. Non so se l'ha visto. Plant. Cosa si è mangiato Sasi? Di lato il Termite. Un po' impanicato, direi. E niente, vincono gli dei. Questa finalissima del torneo. Un po' impanicato, forse un po' sotto pressione. GG. E si aggiudicano la vittoria il gruppo degli dei. Esatto, si aggiudicano questa vittoria. E la finale. Hydra 12 kill, 6 Matteo, e comunque ha fatto il suo più che abbondantemente. 9 Ricky. Beh. E bot R6, 5 e 2 Joshua.